dicendo che è un onore essere qui, non sono parole, sono veramente onorato. Sono onorato di essere qui perché ci sono miliardi di colleghi i quali dicono che i giovani non studiano, sono stronzi, non gli piace lavorare, sono disinteressati. Non è vero, voi siete la prova vivente che questo non è vero, e per gente come voi io lavoro molto volentieri. Allora, i greci ci hanno insegnato molte cose, i greci moderni ci hanno insegnato che i governi non dovrebbero pagare debiti, ma di questo se volete parliamo dopo, e i greci antichi ci hanno insegnato che ci sono tre pilastri su cui devi basare il tuo intervento se parli in pubblico, l'ethos, il logos e il pathos. L'ethos è il momento, il pilastro in cui tu solleciti l'attenzione dell'audience raccontandogli dei fatti tuoi essenzialmente, vuoi il tuo nome. Il logos è il momento del contenuto e ovviamente è la dimensione che attraversa tutto l'intervento, e il pathos è quella cosa che ti fa dire quando è finita, beh, in fondo ho speso un'ora e mezzo portando a casa. Allora, ethos. Sdogarte è nato molti anni fa, come sembra ovvio, figlio di classe operaria, la cui cultura di formazione, di istruzione arrivava fino all'Istituto Tecnico Industriale, oltre non c'era l'università. Per cui ho fatto l'Istituto Tecnico Industriale, sono perito chimico, e sono molto contento di averlo fatto, perché lì ho apprezzato il metodo scientifico. Ed è lì che ho imparato che la scienza non esiste, esiste il metodo scientifico. Ovviamente sono uscito piuttosto debole su, diciamo, tutto ciò che è dimensioni umanistiche, e quindi sono andato a scienze politiche. Nel 1964 i socialisti entravano per la prima volta al governo e una delle prime cose che fecero fu la liberalizzazione degli accessi all'università. L'università prima di allora era un luogo estremamente elitistico e praticamente inaccessibile alle grandi masse. Io entrai nel 68, feci scienze politiche, fui molto contento perché coprì tutte quelle lacune di diritto, storia, un po' di latino, ma non era quello che volevo fare. Volevo fare economia. E allora andai da un signore che voi dovreste conoscere, si chiama Michele Salvati, che ha insegnato fino a poco tempo fa a scienze politiche. Lui non era stato il mio docente. Salvati abita qui in Porta Romana, e gli dissi: senta, io ho bisogno della risposta a una domanda. La mia impressione è che in questo paese nessuno possa insegnarmi economia. E Salvati mi disse: guardi, non pensi che io sia un barone, per carità, però io devo andare a prendere mia figlia all'asilo. E andammo a prendere la figlia di Salvati all'asilo per due volte. Alla fine di questi due incontri Salvati non aveva risposto direttamente al mio quesito, ma il mio convincimento era più forte che mai. Nessuno in questo paese era in grado di insegnarmi l'economia che avrebbe contato a partire dagli anni. Cominciai a fare marchette come un assatanato, voi giovani pensate sempre che la marchetta sia una roba sfondosessuale, non è così. La marchetta era una piccola marca da bollo che i datori di lavoro dovevano appiccicare sul libretto di lavoro dei dipendenti per dimostrare che i dipendenti avevano realizzato un tot di settimane di lavoro, poco meno di 2000, a ciò che avessero diritto alla pensione. Io cominciai a fare marchette come un satanato, misi da parte $11.000, 9.500 dei quali li pagai in tasse di iscrizione al primo semestre e gli altri 1.500, tre mesi d'affitto, il viaggio, eccetera, andai negli Stati Uniti. La scommessa era: io mi pago il primo semestre, se vado bene poi loro mi pagano il resto, se va male, pazienza, avrò visto un po' di. Negli Stati Uniti andò bene,
io fui molto fortunato, feci anche un culo fuori dalla grazia di Dio, ovviamente, e perché ero greco, ho quasi 30 anni, i miei coetanei, i miei compagni di classe erano 24-25, feci un master in matematica e un PhD in economia. Rimasi a insegnare fino al 90, nel 90 tornai in Italia, feci il concorso, in Bocconi non ci sarei andato neanche dipinto, in statale non c'erano aperture, cattolica non è esattamente il mio ambiente, doveva essere Milano, c'era un concorso in Politecnico, feci il concorso, ovviamente lo vinsi. Perché ovviamente? Ovviamente perché l'Accademia Italiana è tale che ti fa passare le forche caudine, quindi loro mi reinserirono due livelli di carriera sotto quello che avevo negli Stati Uniti a un salario visibile. Non importa, con questa è la regola del gioco, se non vuoi giocare non giochi. Sono molto contento di essere andato in Politecnico. Dal punto di vista professionale, il ritorno in Italia è stato drammatico. Io non sono tornato per ragioni professionali, sono tornato per le ragioni per cui tornano tutti i sottosviluppati, per lo dire, no? Babbo sta male, mamma ha paura, o porti vecchi negli Stati Uniti e torni di qua. Dal punto di vista professionale, chiunque capiva che era una scelta disastrosa. Ma la cosa drammatica è che quando arrivo in Italia, piano piano adesso passo all'oro, se sto passando al contento, quando arrivo in Italia la prima cosa che mi sento dire è piccolo e bello, riferito ovviamente alla dimensione d'impresa. Adesso quello slogan sta passando un po', non lo sentite molto spesso, però è ancora forte. Piccolo e bello. Perché? Non c'è scritto in nessun libro di economia, se non di quelli scritti dal professore Brusco di Modena, credo morto adesso, e Beccattini di Firenze, che sono grandi, erano grandi teorici del piccolo e bello e dei distretti. Io non l'ho mai sentito dire del piccolo e bello, non c'era scritto in nessuno dei libri che avevo studiato. Io venivo dal centro dell'impero, dove l'imperativo categorico era crescete e andate per il mondo. Se vuoi crescete multinazionalità, arrivoci a piccolo e bello. Dico, perché? Me lo dovete spiegare. Dice, perché piccolo e flessibile. Chi non sa cosa dire fa questo gesto, vi siete mai accorti? Chi non ha idea di ciò di cui sta parlando lo fa con tutte e due le mani. Questo perché non ha strumenti intellettuali sufficienti a esprimere un giudizio e a stabilire una causalità, è evidente. Ma dice, perché flessibile? E dove è scritto che la flessibilità è una virtù? Non sto dicendo che non lo sia, sto dicendo che mi deve dare un paradigma teorico entro il quale il concetto di flessibilità è virtuoso. Poi i distretti. Perché i distretti sono importanti? È perché si fanno le sinergie. Io venivo da un posto in cui l'economia che si insegnava, quella famosa economia che sapevo che non avrebbero potuto insegnarmi in Italia, che perciò era andata a studiare negli Stati Uniti, nell'economia che avevo studiato il consumatore ha desideri infiniti e sono fatti suoi, e l'impresa singola massimizza i profitti e sono fatti suoi. Non capivo. Un altro concetto che non capivo era il concetto di radicamento sul territorio. Cioè, le imprese devono essere radicate sul territorio. Perché? Nell'epoca della globalizzazione? Radicato sul territorio cosa vuol dire? Non capivo. Quando non capisci, a un certo punto ti accorgi che è inutile dibattere e cominci la tua battaglia. La tua battaglia comincia nel 1991 quando insegno due ore su un master di 500 ore, in un master di 500 ore.
di tematiche internazionali, cioè niente, perfino il Politecnico, perfino la Business School del Politecnico non era in quella mentalità, la mentalità della globalizzazione. Oggi di quelle stesse materie insegniamo 126 ore su 500. La battaglia non è vinta, però oggi i ragazzi e le ragazze parlano di cose rilevanti. Chi gli piace piccolo, se lo tiene piccolo. Chi gli piace grosso, se lo tiene grosso. Chi gli piace flessibile, se lo tiene flessibile. Chi gli piace rigido, se lo tiene rigido. Però il problema qual è? È che le imprese che sono piccole e flessibili sono fallite in numeri sterminati. Quindi la crisi dell'economia italiana, nella nostra spiegazione, è una crisi anche da dimensione di impresa, che poi è una dimensione, no? Voi dovete sapere che io per circa 10 anni, 90-2002, io ho subito un'emarginazione drammatica per questa mia posizione, no? Confindustria non voleva sentirne parlare, il sindacato meno, CGL, CISL, metalmeccanici, tessili, internazionalizzazione, ma tu vuoi distruggere i posti di lavoro italiani, no? Sai, questi luoghi comuni veramente indecorosi che accomunavano Confindustria, Camere di Commercio, sindacati. Poi nel 2002 grosso modo succede qualcosa si rompe, eh? Il consenso comincia a sgretolarsi e comincia ad avere in aula, per esempio, nei nostri MBA, che vuol dire Master in Business Administration, ragazzi che cominciano a non guardarti più quando parli di globalizzazione come che tu volessi invitare fuori la madre a cena, per usare un eufemismo. Ti guardano dicendo, ma c'è prof, io adesso un mese ogni tre sono in Cina, una settimana ogni due mesi sono in Brasile. Quindi comincia a emergere un certo numero di imprese per le quali l'esperienza della globalizzazione diventa un'esperienza importante. Quindi nel 2002 comincio a fare molto bene. A me non interessa il fatto di far bene o non far bene, io ho i miei studenti. Se io faccio questo mestiere è perché voglio parlare con voi, non me ne frega niente di questi altri che tanto non capisco. Ma la mia posizione era una posizione inaccettabile per loro, no? Per esempio, quando si parla di debito pubblico, io l'ho scritto ancora pochi giorni fa, debito pubblico per me è stato generato dalle famose, famigerate, maledette piccole e medie imprese, le quali lavorano in nero, non pagano le tasse, non pagano i contributi dei dipendenti, e questa, fatta da milioni di piccole imprese, è la ragione profonda del debito italiano. Non il fatto che gli italiani vivano al di sopra dei propri mezzi. Lei mi vuol dire che mia madre vive al di sopra dei propri mezzi perché ha 91 anni e porta a casa 970 euro al mese di pensione? Se lo dice è un delinquente. Non ci sono aggettivi diversi. Non è uno che non è informato, che non lo sa, che non capisce. È un delinquente. Bene, circa il 92 si rompe il ghiaccio, cominciamo a lanciare programmi di internazionalizzazione molto forti, molto importanti. Se oggi avete voglia di venire a visitare il MIP, che è la Business School del Politecnico di Milano, praticamente un giorno normale non capite se siete a Milano, a Timbuktu o a Shanghai. Abbiamo addirittura attirato studenti dall'estero, stiamo attirando studenti dall'estero. Il grande trionfo di Sdogati avviene nel 2007, quando comincia questa crisi. Perché Sdogati, di fronte alle menzogne narrate da una destra politica vergognosa, Confindustria inclusa, la quale andava raccontando che la crisi era cominciata perché i mutuatari, cioè i suoi genitori, che ha comprato casa, non pagavano il mutuo e questo aveva messo in crisi l'economia, Sdogati disse: da oggi in avanti, in questo paese almeno, possibilmente nel mondo, chi vuole parlare di crisi deve parlare con me. Ovviamente c'erano persone più brave di me in giro, ci sono ancora, grazie a Dio, tipo Marcello De Cecco, che io spero voi abbiate modo di sentire. Altri nel frattempo hanno deciso di morire. I migliori tra noi su questa posizione sono ovviamente negli Stati Uniti. Ma il punto fondamentale è: uno,
La linearità non serve. Io credo di aver fatto decentemente bene nella mia vita, poteva andare peggio, mettiamola così, ma aver fatto istituto tecnico industriale, scienze politiche, matematica ed economia è stato solo premiante. Secondo, non rincorrete il pensiero unico, non serve. Rafforzate il vostro pensiero, la vostra ipotesi. Voi dovete essere dei rasoi quando pensate. A farvi diventare democristiani, poi ci pensa la vita. Ora voi dovete essere dei rasoi, dovete avere la vostra ipotesi. È prof, ma non lo dice nessuno. Beh, se non lo dice nessuno, molto probabilmente è corretto. Se lo dicono tutti, molto probabilmente no. Hai capito le prime due lezioni? Fai quello che ti piace, divertiti, mi chiamano le mammine. Prof, mia figlia vorrebbe fare ingegneria. Lei cosa dice? Signora, cosa ne so? Le faccio fare quello che la diverte. Dice, ma poi lo trova lavoro? No, lavoro non c'è. Si deve divertire. Voi sapete chi sono gli architetti delle reti informatiche? I grandi di Google, i grandi di IBM. Filosofi. Dice, ma gli ingegneri mettono giù il filo del telefono, è la potenza del pensiero che è produttiva, non l'abilità nel fare le cose, non imparate il mestiere. Quelli sono ragionamenti che andavano bene alla mia età, perciò ho aperto, scusate, quando io ero giovane, perciò ho aperto con quel riferimento. A quel tempo bisognava trovare lavoro, oggi vi dovete divertire, non a fare i cretini in discoteca possibilmente, ma a studiare ciò che vi piace, portare avanti le attività che vi piacciono, frequentare gente stimolante, si capisce? Boh, dicevo, che c'entra tutto questo? Beh, c'entra perché quando io torno in Italia, è praticamente nel 90, è praticamente maturo questo processo di come posso dire, avvicinamento al trattato di Maastricht. Se volete seguire le cose che scrivo, mi piace che sta molto bello. Domenica pomeriggio ero stanco, non sapevo cosa fare, ho preso l'uccellino, ho detto adesso gli metto addosso un'aquila, vediamo. Ma seguitemi questa cosa qua, oppure guardatevi scenarieconomici.com, dove metto i miei pensierini, però mi possono aiutare a costruire un pensiero critico. Non sono chissà che cosa, ma sono molti. Allora, 1992, il trattato di Maastricht. E cominciamo ovviamente a lavorare su quello. Scusate, ovviamente i lucidi sono in inglese, c'è un messaggio che dico, vero? Io sono disposto a parlare con te in italiano, ma tu devi imparare inglese. È incredibile che un pecoraro qualunque greco parli inglese e nessuno in questo paese lo fa. È insopportabile. Quindi il messaggio è assolutamente evidente. Dopo le storielline sull'identità culturale attraverso la lingua, quelle le fanno i professori di scuola elementare, fatele fare loro. Io non ho capito perché dovrei perdere la mia cultura se conosco cinque lingue. Boh, non riesco a cogliere. C'è un indice che vi guiderà quando nelle lunghe serate invernali la ragazzina verrà abbandonata, il ragazzino verrà abbandonato, siete soli e disperati, invece di fare parole crociate vi riguardate questi lucidi e imparate le cose. Bene, questo non mi si fila, questa riga rossa è un po' una cronologia, vedete, oggi io vengo a raccontarvi la mia storia, ma vengo anche a portarvi un'interpretazione generazionale, ovviamente, no? Perché voi siete nati in Europa, noi no, noi non eravamo nati in Europa, noi eravamo nati in Italia, quelli della mia generazione.
Canzone, Michele Salvati ancora prima di me, Marcello De Cecco ancora prima di me. E per noi l'Europa era una cosa che per voi non è. Quindi vi porto anche questa testimonianza. Guardate l'affare. Allora, beh, voi ovviamente siete persone normali, quindi voi ricordate grosso modo che siamo stati in guerra gli uni contro gli altri per migliaia di anni, e a un certo punto, grosso modo 1943, grosso modo Ventotene, che è l'isola del confino, per puttane, finocchi, comunisti ed ebrei, così venivano definiti i carcerati al confine dal regime fascista. Oggi i nomi di quelle persone sono ovviamente sui palazzi dell'Unione Europea scritti a caratteri cubitali. Fanno una pensata, vengono fuori con questa pensatina che è il manifesto di Ventotene, e questa pensatina dice: adesso basta. Basta con queste guerre, basta con queste distruzioni. Ricordate la guerra dei 100 anni, se ricordo, la guerra dei 100 anni. Che vita. Bisogna provare a mettere pace sostanzialmente. Bene, 1951, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. La Comunità Europea, la Comunità è una per ogni oggetto, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Le parole sono importanti, leggete José Saramago, se lo spiega molto bene, se le parole sono, ci sembrano amiche e poi ti tradiscono, sembrano voler dire una cosa e poi dicono un'altra, e poi sono presenti nella tua testa loro e il loro contrario, e questo ti confonde. Siate precisi, parlate la lingua. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, perché è un primo sforzo, lo sforzo di riconvertire l'industria siderurgica ed estrattiva da industria di guerra a industria di pace. Cerchiamo di farlo insieme. Funziona. 1957, Trattato di Roma, la Comunità Economica Europea. Sono due comunità già, Poi la terza è la Comunità Europea per l'energia atomica. Quindi non esiste una Comunità Europea, ne esistevano tante. Non fate per favore come gli inglesi, che ancora fino a pochi anni fa, quando entravi a Gatwick o a Heathrow o whatever, avevano sul bel cartellino passaporto per i cittadini della Comunità Europea. Non c'è la Comunità Europea, non c'è più. E non c'è mai stato, sono state le comunità europee. Perché insisto su questo? Per darvi l'idea che questo processo è cominciato da piccoli passi. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea, la Comunità per l'Energia Atomica. Bene, Roma dice la Comunità Economica Europea. Vedete, i padri fondatori, quei signori e quelle signore di Ventotene in particolare, che poi sarà anche Jean Monnet, De Gasperi, di gente, però quella gente ci aveva avvertito, ci aveva detto: non parlate mai agli europei di religione, parlategli di soldi. Dei soldi che sto volgarizzando in maniera feroce, ovviamente. Parlare di soldi, cioè dei soldi che possono fare mettendosi insieme. 1957, la Comunità, Trattato di Roma, la Comunità Europea del Carbone della, scusate, la Comunità Economica Europea, 6 membri, 6, ve li ricordate? Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Italia. Questi 6 fanno questa comunità economica, la quale ha lo scopo di ridurre i costi a ciò che potesse essere ridotti i prezzi. Banalmente, se voi immaginate il Brennero con una barriera doganale, cioè con 50 o 10 quel che sia finanzieri,
e una fila di 10 km di camion che i finanzieri vogliono ispezionare, voi capite che quelli sono costi alti per il trasportatore, e il trasportatore scaricherà questi costi sui prezzi. Per cui i tedeschi pagano le arance calabresi più di quanto potrebbero pagare se il camionista non dovesse fermarsi, gli italiani pagano i torni più di quanto potrebbero pagarli se. Bene, 1968, io ancora magari non è nata neanche vostra madre, è vero? È nata una ragazza, sì, ma da poco, così. 1968, questi sei paesi fanno un'operazione mai vista prima al mondo, cioè fanno una area tariffaria comune. Che cosa vuol dire un'area tariffaria comune? Vuol dire che aboliscono tutte le tasse che ciascuno fino a quel momento doveva pagare per esportare o importare una merce in un altro paese, e quindi fanno il mercato unico. Ma cosa ancora più importante, decidono che quale che sia il porto di ingresso delle merci che provengono dall'esterno della Comunità Economica Europea, il dazio, cioè la tassa di ingresso, sarà uniforme. Per apprezzare l'importanza di questa cosa, voi immaginate, adesso apriamo una parentesi un filino teorica, immaginate Romolo, no? Romolo, avete sempre visto con la lancia e la spada che faceva un solco per terra e diceva: questa è Roma ed è mia, chi entra lo ammazzo. Sono cazzate la scuola del dato. L'economista dice: questa è Roma, questa è mia, chi vuole entrare deve pagare il dazio. Questa è l'interpretazione dell'economista. Chiamiamo questo politica commerciale. No, voglio dire, andate in 5 giornate, vedete ancora le casematte dei cavalieri spagnoli. Una è un'agenzia di viaggio, quell'altra è una sede del Rotary, che è il segno dei tempi probabilmente. Però quello, cioè, tu vuoi entrare nel mio paese e vendere le tue merci, tu devi pagare un dazio, punto. Perché? Perché sì. Perché io voglio proteggere i miei produttori. Perché se tu porti il tuo vino in un paese come la Francia, beh, tu danneggi una industria nazionale molto importante. Però tu sei un turco che vuole portare il vino in, anche uno spagnolo, perché la Spagna era fuori dalla Comunità Economica Europea. Vuoi portare del vino in Francia, beh, tu fai del male ai produttori di vino spagnolo. Nessuno racconta che fai del bene ai mercolizzati francesi, perché il prezzo cade. Perché la logica, essendo noi a quel tempo in una cultura fortemente, ci siamo ancora oggi un po' meno, in una cultura fortemente cattocomunista, eravamo tutti tirati a difendere i produttori e non i consumatori. Aperta tonda, questo io lo dico da sinistra, non da destra. Bene, tariffa ottimale comune, cosa vuol dire? Vuol dire che un paio di scarpe vietnamite, che l'Italia tassava tantissimo perché aveva un forte settore calzaturiero, in Francia veniva tassata meno, in Germania ancora meno. Perché? Perché loro erano affamati di scarpe a basso prezzo. La decisione di avere una tariffa esterna comune, un dazio comune, è cruciale. Perché? Attenti, perché quei sei stati nazione rinunciano a una gamba importante del proprio potere. È vero? Perché delegano questo potere al consesso dei capi di Stato e di Governo, che una volta l'anno si riuniscono, decidono quale sia il dazio particolare da mettere sul vino, sulle stoffe, sulle calzature, sulle scarpe, e poi quel dazio è buono per tutti. Ho fatto molto importante. Ora, per voi non è difficile ricordare il Trattato di Westfalia, vero? Non è difficile. 1648.
Trattato di Vestfalia è il momento a cui si fa risalire come benchmark, come spartiacque, grosso modo, il concetto di Stato-nazione moderno. Ecco, cos'è lo Stato-nazione? Per un economista. Lo Stato-nazione per un economista è la capacità di fare quattro politiche. Quattro. Una, politica commerciale. Quindi quando Roma fa l'affare del solco e dice questa è Roma e chi vuole entrare deve pagare dazio, Romolo stabilisce il primo principio del funzionamento di uno Stato-nazione. Secondo principio del funzionamento dello Stato-nazione è la regolazione del tasso di cambio. Questo non è un passaggio difficile. Se questo signore che viene dalla Cina vuol vendere le sue scarpe in Belgio, beh, evidentemente lui porta le sue scarpe e il Belgio lo farà entrare pagandolo in franchi belgi, o no? E lui con i franchi belgi che ci fa? Risposta: nulla. Ha bisogno di un mercato in cui poterli cambiare nella sua valuta nazionale. Questo mercato si chiama il mercato dei cambi o il mercato delle valute. Quindi si rende possibile lo scambio, la vendita di prodotti cinesi in Belgio, grazie al fatto che esiste un mercato dei cambi tale per cui il Belgio può pagare con la sua valuta e lui può convertire quella valuta nella propria e quindi può pagare tasse nel suo paese, può assumere dipendenti, può fare il diavolo che vuole. Politica commerciale. Politica del cambio. Cosa vuol dire politica del cambio? Vuol dire che il principe ha il potere di decidere qual è il rate, il tasso a cui una valuta si cambia in un'altra. In questo momento, per esempio, occorrono 1,24 dollari per comprare un euro. Chi ha deciso questo numero? Ma se andate in Bocconi vi dicono i mercati. Se invece guardate fuori e ascoltate la radio, vedete che l'ha deciso oggi alle 2:30 la Banca Centrale Europea, quando ha detto noi metteremo 1 miliardo di euro sul mercato e ciò ha fatto deprezzare l'euro, che è passato da 1,25-30 a 1,24-30 dollari. Quindi il principe controlla i prezzi delle merci in importazione attraverso i dazi. Controlla il cambio. Terzo, conia moneta. È lui che decide quanta moneta ci sarà in circolazione. Notate bene che tutte le storie su cui voi vi masturbate sul conio, la faccia che poi dopo ci mette più argento, che frega il popolo, bella scoperta un principe che frega il popolo. Questa è una sciocca, non è un problema da storici. Non mi interessa. Quello che mi interessa è che il principe decide quanta liquidità c'è in circolazione, quanta moneta c'è in circolazione. Notate come sto, è detto che non cambio posizione. Perché è importante? Perché dire che c'è tanta moneta, mettere tanta moneta in circolazione vuol dire far cadere i tassi di interesse. E se i tassi di interesse cadono, mondo pre-2007, attenzione, mondo pre-2007, beh, presumibilmente le banche daranno a prestito all'economia reale, alle famiglie, alle imprese a tassi più bassi e questo farà partire la domanda di abitazioni, la domanda di automobili, la domanda di investimenti, oggigiorno anche la domanda di servizi delle palestre, perché voi sapete che le banche sono disposte a dare in prestito anche per l'abbonamento alla vostra palestra. Quando peraltro il principe decide che vuole ritirare liquidità dal sistema, per ragioni che non ci interessa discutere, alza i tassi di interesse, questo aumento dei tassi di interesse paralizza in misura più o meno pesante le attività produttive, le spese delle famiglie, fa rallentare l'economia, la manda in recessione. Quando il tasso di crescita dell'economia è negativo, parliamo di recessione. Dice, ma tu mi parlerai dell'Europa a me prima o poi?
Ed è quello che sto parlando. Il quarto strumento importante, non importante, il quarto strumento fra i quattro a disposizione del principe nello Stato-Nazione è la politica fiscale. Non fatevi fregare dal termine fiscale e pensate come, non lo so, come un leghista, per cui fiscale vuol dire le tasse. Fiscale non vuol dire politica fiscale, è l'insieme delle decisioni prese dal governo in termini di spesa e prelievo. Ok? Spesa e prelievo. I governi spendono e prelevano. Quanto poi decidano di spendere, quanto di prelevare, questa è una scelta politica di cui possiamo parlare più tardi, ma non adesso. Adesso io voglio che lei abbia in testa ben chiaro cos'è uno Stato-Nazione per me. Non me ne frega niente della religione, della cultura, delle istituzioni, della democrazia, niente. Per me è quattro leve di comando. Ok? Ci sono riuscito a fare. Beh. Allora, voi avete notato che la prima leva di comando, quella sulla politica commerciale, quindi sul prezzo alle importazioni, su cosa importare e cosa no, in sostanza, l'abbiamo abolita nel 68. La mamma era appena nata. Tutto questo è necessario perché i giovani pensano che il mondo sia cominciato grosso modo il giorno in cui loro hanno aperto gli occhi. Non è così, è cominciato prima. Nel 1973, se dico delle sciocchezze vale quello, è solo perché sono preso dal discorso. 1973 vuole qualcosa, ma fallo, dagli un periodo di resistenza più lungo. Nel 1973 comincia un processo straordinariamente importante, entrano Irlanda, Danimarca e Gran Bretagna. Ora voi capite che questi sono anche biondi con gli occhi azzurri, hanno un reddito medio pro capite molto più alto di quello che hanno i sei fondatori. Questo viene interpretato ovviamente come un segno di successo. Se i ricchi vogliono entrare, evidentemente hanno capito che ci sono dei benefici. Ci sono sei dei benefici. 1986, scusate, 1973, 1981 entra la Grecia. Attenzione, entra dove? La comunità economica europea, non nell'euro, Entra la Grecia e questo è il primo segno del fatto che la comunità economica europea si pone, come posso dire, come player, va di moda dire oggi, sul terreno della politica estera. La Grecia entra perché i partiti di opposizione al regime militare che c'era stato in Grecia avevano dato assicurazione che entrati in Europa avrebbero mantenuto il regime democratico. Quindi, messi sotto controllo i militari, la Grecia viene fatta entrare. Si sente la diversità di motivazione e di modalità tra cui sono entrati i tre del 1973 che sono entrati e che volevano entrare, e la Grecia che viene fatta entrare come modo per spingere fuori il regime militare. Non è poco, perché voi pensate sempre agli Stati Uniti come potenza in termini di politica estera. Beh, la comunità economica europea comincia a fare, si ripete nel 1986 quando fa entrare Spagna e Portogallo a condizione che questi denuncino il regime militare. Ed è un fatto grande, un fatto importante. Notate che l'operazione sta cominciando a crescere, Siamo a 12 paesi membri. Paesi membri molto diversi fra loro.
molto diversi fra loro in termini di età media, di tasso di natalità, di reddito pro capite, eccetera, eccetera. Ed è difficile fare un'unione tra gente troppo diversa. Anche lasciando fuori la religione, i valori, le balle, tutte quelle robe lì. È difficile, no? I tedeschi hanno detto pro capite alto, i greci ce l'hanno basso. Come si fa? Non va bene così, se abbiamo fatto l'unione deve essere un'unione. E allora cominciano le politiche di trasferimento. I soldi vengono prelevati dagli stati, dai governi degli stati nazionali, vengono centralizzati a livello europeo e poi distribuiti. Cominciano le politiche di omogeneizzazione. I fondi strutturali, i fondi di coesione, sentite il linguaggio? Fondi strutturali, fondi di coesione. Ogni governo di paese membro paga una tassa al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, di fatto alla Commissione Europea, a Juncker oggi, e questo parte trattiene, questa Commissione parte trattiene. Trattiene parte del prelevato per il proprio funzionamento e parte lo ridistribuisce ai diversi paesi sotto forma di appunto fondi strutturali, fondi di coesione e fondi sociali, per esempio per finanziare la formazione. Troppa disparità nei livelli di istruzione da paese a paese, bisogna omogeneizzare, si comincia a fare per esempio l'Erasmus. Erasmus viene da lì, Erasmus viene dal fatto che occorre omogeneizzare, perché altrimenti questa unione non cresce. Ora vi prego, adesso io ho finito la mia prima fase, no? La mia prima parte. Vi rendete conto che l'Europa non è quello che pensate voi? Per qualcuno della mia generazione l'Europa è lavoro, è conquista, è costruzione. Non è come sembrano dire i delinquenti, si stava meglio prima dell'euro e quindi abbiamo fatto male. Non è così, era un sogno. Ti faccio un esempio. Nel 1992 in Italia c'era un 19-20% di inflazione. Sapete cosa vuol dire un 20% di inflazione? Vuol dire che il primo gennaio di quest'anno il frigorifero costa 100, il primo gennaio dell'anno prossimo costa 120. Il tuo salario è cresciuto del 20%? Probabilmente no. 20% di inflazione. Il tasso di interesse era grosso modo del 18-20%. Sapete cosa vuol dire un tasso di interesse del 18-20%? Che comprarsi la casa è faticoso. Avevamo una difficoltà grande a farci prestare soldi dal resto del mondo per finanziare il deficit, quello che oggi è al 3% del PIL, ma forse al 2,9% se poi conti delinquenti anche al 2,8%, no? I tossici, le mignotte, eccetera, se li metti nel conto del PIL, come è stato suggerito, anzi come è stato fatto dall'Istat, allora siamo al 2,8%, eravamo al 10,6%. Nessuno ci prestava più soldi. Era presidente del consiglio un signore che si chiamava Cirino Pomicino. Fatevi raccontare dalla mamma e dal babbo chi era Cirino Pomicino. Non avevamo più dignità. Giavazzi, Francesco Giavazzi, che era un bocconiano, ha dato contributi importanti al processo di costruzione europea, scrisse a quel tempo un paper molto bello intitolato I vantaggi del legarsi le mani. Cioè lui diceva: costruiamo questo processo, costruiamo questa Europa, entriamo in questo processo, ci stiamo legando le mani perché stiamo rinunciando alla politica commerciale. Nel 92 si decide che nel 99 avremo rinunciato, dal 1 gennaio 99 avremo rinunciato anche alla nostra moneta nazionale, quindi alla politica monetaria, e quindi avremmo rinunciato alla politica del cambio. Caspita, tre gambe su quattro, ci amputiamo tre gambe su quattro.
Questo è legarsi le mani. Maggioranza intelligente vuole questo processo e questo processo di coesione e unificazione dice, non so se sia utile muovere come io lo muovo comunque, ma non si muove. Ah, benissimo. Quindi noi facciamo una scelta, noi italiani, basata, non dirò sul paper di Giavazzi, però basata su un ragionamento che Giavazzi fa meglio di noi. Non abbiamo più reputazione al mondo, l'inflazione è fuori controllo, i tassi di interesse sono fuori controllo. Ci conviene legarci le mani. Non abbiamo quella, come posso dire, reputazione da soli, non abbiamo quella reputazione che invece potremmo avere se ci mettessimo insieme ad altri paesi che hanno una reputazione. Io trattato di Maastricht del 92, io non sono molto bravo con i lucidi, voi scusate, non mi giro neanche la tastiera per imparare. Il trattato di Maastricht del 92 è un trattato il quale strano, perché? Perché vuole formare un club dentro un club, è un'operazione che si chiama di cooperazione rafforzata. Cos'è una cooperazione rafforzata? Beh, è una cooperazione rafforzata nel senso che siamo tutti dentro l'Unione, scusate, dentro la Comunità Economica Europea, 1992 siamo ancora Comunità Economica Europea e siamo 12, va bene? Sappiamo che nel 95 entreranno altri tre paesi, voi forse sapete che il processo di adesione è molto lungo e molto faticoso, si sa tre anni prima chi entrerà e poi capirai che dovranno entrare Austria, Svezia e Finlandia, immaginati te se non l'avremo fatto. Quindi sappiamo che saremo 15, però forse è possibile fare uno sforzo ulteriore tra questi 15 per essere ancora più uniti. Cosa vuol dire ancora più uniti? Beh, nella fattispecie vuol dire adottare politiche economiche comuni, identiche, sempre questo, sempre, per un economista sempre questo. Vi prego, apro una parentesi un attimo, non fatemi ragionamenti infantili del tipo ma bisognerebbe lavorare sulla cultura europea. È una vita che lavoriamo su di te, guardate come sei, e sei una persona. Che vuol dire lavorare sulla cultura europea? No, ha ragione i padri fondatori. Vogliamo farti stare meglio, vogliamo farti vedere che più siamo meglio è. Allora, cosa si fa? Si dice, saremo 15 nel 95. Tra questi 15, chi vuole può aderire a un sottoclub, quindi questo è un club che si chiama dal 1 gennaio 93 Unione Europea, a un sottoclub che si chiamerà Unione Economica e Monetaria. Quindi l'ingresso in Unione Economica e Monetaria è volontario. Faccio un esempio, quando la Croazia entrerà, se non è già entrata, non lo so, in Unione Europea, ha dovuto subire, lì c'è scritto, ha dovuto subire le regole dell'Unione tali e quali, non c'è discussione, vuoi entrare? Le regole sono queste, non vuoi entrare, salvo. Con l'Unione Economica e Monetaria il discorso fu radicalmente diverso, entra chi vuole. Solo che per entrare, cioè per dimostrare che vuoi entrare, devi adottare delle politiche economiche tali per cui tutte le economie di tutti i paesi membri tendono ad essere più omogenee in termini di politica. Esempio, ha diritto di presentare domanda ad entrare nell'Unione Economica e Monetaria qualunque governo che al 31 dicembre
1997 abbia raggiunto un rapporto deficit su PIL del 3%. Vedete come funziona? Non è un club in cui si dice chi vuole entrare, entra nel club tutti quelli che hanno la cravatta gialla. Entreranno nel club tutti quelli che avranno la cravatta gialla. Cioè, già dal 92 il trattato cosa fa? Ti dice, comportati così per 5 anni, poi potrai presentare domanda. L'Italia? L'Italia ha un deficit su PIL del 10,6%, lo riduce al 3% nel 2007. La politica, voi capite, drammatica, si chiamava lacrime e sangue, perché quando il governo decide di tagliare il deficit dal 10,6% del PIL al 3%, vuol dire che taglia le spese e aumenta il prelievo, giusto? Beh, tagliare le spese e aumentare il prelievo ha un effetto sull'economia esattamente uguale a quello che ha oggi il signor Renzi. Identico, recessione, disoccupazione. Bene. Insieme a questa regola, tante altre regolucce che, se volete, possiamo discutere in dettaglio, ma adesso non serve. Quindi questo è Maastricht. Maastricht è il tentativo di costruire una un sottoinsieme, una cooperazione rafforzata di gente che sta con tutti gli altri, per carità, però è ancora più cooperante, adotta una sua maniera. Quesito: sarebbe stato possibile non costituire l'Unione Economica e Monetaria? Attento, la domanda è diversa dal sarebbe convenuto all'Italia non entrarci. La domanda è: sarebbe stato possibile non costituire l'Unione Economica e Monetaria? La risposta è: gioventù, è tutto possibile. Cosa c'è di impossibile? Le attività soggette a decisioni politiche. La risposta è: certo, sarebbe stato possibile. Il problema è che qui c'è un progetto, è la prima volta che uso questa parola. L'Europa è un progetto. È un progetto che prevede una economia, una moneta e infine, faccio un salto enorme, un salto logico, ma voi potete seguirmi facilmente, una roba di dimensioni continentali che però è disegnata esattamente come uno Stato-nazione. C'è una banca centrale, una moneta, c'è una politica commerciale, anzi, nell'ordine che ho usato prima, c'è una politica commerciale, c'è una moneta e un tasso di cambio. Problema: non c'è un governo. Ecco il grande problema. Noi stiamo cercando da 70 anni di costruire un'unione fatta esattamente sullo stampino dello Stato-Nazione. Ricordate il libro di scuola media? L'Ottocento, due punti, il secolo degli Stati-Nazione. Era così, già. L'Italia, la Germania, tutta una serie di cose. Beh, noi ci credevamo, ci crediamo a quel modello, o meglio, non siamo in grado di trovare un altro, cioè il modello alternativo è l'Afghanistan, no? Per cui sistema istituzionale, sistema di tipo tribale, sei pashtun, sì, va bene, non sei pashtun, te faccio del male. E non ne conosciamo un migliore. Quindi quello bisogna capire che stiamo ricostruendo, stavamo tentando di costruire questa cosa. Lo Stato-Nazione su scala continentale. Due domande. La prima è: perché? Perché c'è la globalizzazione. Padri fondatori l'avevano capito. Non si può competere sul piano globale con le dimensioni dell'Italietta o della Padania, tantomeno. Lascia perdere il livello culturale
e di potenza intellettuale di uno che pensa che vuole fare la battaglia. Ci hanno insegnato che aver pietà, come lei sa, fatto fondante delle culture giudaico-cristiane. Ma cosa vuoi competere sul mercato mondiale a fronte di Cina, Stati Uniti e Australia? Questi padri fondatori l'avevano capito benissimo. Fare l'Europa dal punto di vista strettamente economico voleva dire questo, voleva dire aumentare la scala della produzione in modo da abbassare i costi. Perché ci siamo allargati all'est? Questo è stato un processo che ha gestito Prodi. Ma molto semplice, perché ce lo dice Adam Smith 1776. Adam Smith non è quello che la destra vuol farvi credere, ha detto che il mercato è come una mano invisibile, che l'ha detto, ma l'ha detto in un contesto serio. A me è stata la mano invisibile, mi dà l'idea che sei in autobus e uno ti tocca. Dice no, non sono stato io, ecco che ho la foto del portafoglio. Ma l'abbiamo mai visto. Adam Smith dice con grande chiarezza: la ragione del progresso del lavoro, cioè la ragione dell'aumento della produttività, è la divisione del lavoro. Si capisce? Il lavoro progredisce, le tue capacità produttive aumentano, le tue capacità intellettuali aumentano a misura che tu introduci sistematicamente livelli più profondi di divisione del lavoro. Lei non si è scritto questo libro, lei non si è stampato questo libro, non si è rilegato questo libro, non ha tessuto questa camicia. Cosa fa? Non si sa, però fa una o due cose al massimo. Cosa fa Sdogati? Straparla. Lo pagano per straparlare, ma non si è fatto più chiari la camicia, i libri, lo zaino, le cose, giusto? Ecco, Adam Smith 1776 ci dice: il progresso delle nazioni sta nella divisione del lavoro. Aperta tonda, piccola e media impresa italiana. Ma sa, qui noi facciamo tutti di tutto un po', perché qui siamo come una famiglia. 1776, l'altro ha detto che non si deve fare tutti di tutto un po', ha detto che si deve specializzare, che si deve fare la divisione del lavoro. Non aveva capito niente lui, secondo me non ha capito niente Brambilla diventate. Attenzione! E che cosa determina la divisione del lavoro, cioè l'aumento della potenza del lavoro fisico-intellettuale? Sempre Smith, due pagine dopo. La dimensione del mercato. Che vuol dire la dimensione del mercato? 1776, lo so che è la quarta volta che lo dico. Cosa vuol dire la dimensione del mercato? Ah, non lo so, puoi pensare al paesino sul Reato in cui abita tua nonna, in cui c'è il negozio dove si vende generi alimentari, calzettoni da montagna, è vero o no? Padelle, si vende di tutto, è vero? Non avete mai visto un paese così? Sì, l'avete visto. Non c'è divisione del lavoro perché? Perché il mercato non è grande abbastanza. Ma tu allarga il mercato e si crea la divisione del lavoro. La divisione del lavoro aumenta la produttività, e aumenta la produttività aumenta il benessere. Ecco perché abbiamo fatto l'allargamento dell'Unione Europea: per avere scala più grande, divisione del lavoro più profonda, produttività più alta, benessere più alto. Questo era il sogno. E allora adesso posso rispondere al quesito: il progetto. Era necessario avere la moneta unica per fare questo progetto, per portare avanti questo progetto? Ovvio che sì, ovvio che sì. A costi enormi, mi dici che sono, per favore? 35. Sono le 7:35. A costi enormi, abbiamo dovuto violentare 350 milioni di persone facendogli vedere l'euro in televisione e dicendogli: vedete, adesso con questa moneta qua potete andare in Francia, in Spagna, in Portogallo e in Italia senza mai dover cambiare, che è tanto comodo, signora mia. Abbiamo fatto questo perché il popolo non poteva capire, mia madre guardava
il biglietto dell'euro e diceva, ma questo monumento qui, questo non è italiano. Io questo ponte non l'ho mai visto. Poi perché qui c'è scritto questa roba che non è euro ma è euro, che sono i greci, che sono 10 milioni di rompicazzo che hanno avuto la scritta in amore greco. Il popolo era diffidente, il popolo non capiva, non voleva. Però oggi abbiamo una situazione sotto controllo. Oggi, scusate, oggi pre 2007, sempre, scusatemi, pre 2007, parlo dell'Europa come è andata fino al 2007, perché c'è una cosa che deve essere molto chiara, io non sono bravo a usare i lucidi, sono per voi, se guardate i lucidi lo vedete, 1992-2007 tutti gli indicatori economici convergevano, la forbice degli indicatori si andava restringendo, guarda qua, ce n'è uno che mi ricordo. Guarda che roba, questo lo chiamo il processo di convergenza. Non preoccupatevi di cosa sono quelle righe, l'importante è che convergono, vedete come convergono, stava funzionando, quindi il problema è nato nel 2007, non prima. Non c'è qualcosa di inerentemente errato nel processo di unificazione europea o nel processo di scelta dell'euro. C'è successo qualcosa nel 2007 a fronte del quale i governi europei non sono stati capaci di reagire in maniera unitaria o non hanno voluto, io sostengo, dico non sono stati capaci, sempre per dire di quella pietà famosa, in realtà dico non hanno voluto. Oggi ho fatto due interviste, una a Radio Popolare, una a Classe NBC e ho detto esplicitamente i governi europei non vogliono uscire da questa crisi. Così stava andando. Sui tassi di interesse che convergevano, sui tassi di inflazione che convergevano, guardate che grande varianza che poi piano piano si restringe, diversi paesi. Qual è la situazione oggi? Oggi è una situazione che nasce nel 2006. Se volete parliamo di questo, se volete non ne parliamo. Ma il punto che io spero di aver portato a casa può essere sintetizzato così. Uno, le decisioni sono decisioni prese in situazioni storiche ben precise. Situazione storica ben precisa era l'emergere di un'alleanza Stati Uniti-Cina. La situazione storica precisa era un continente in cui prevaleva questa idea della piccola e media impresa infame, in cui la produttività era bassa, in cui la scala era bassa, in cui i prezzi erano troppo alti. Le decisioni politiche vengono prese in una condizione storica precisa, vengono prese sulla base di un progetto. Il progetto era quello di fare dell'Europa un luogo, lascia perdere tutte le sciocchezze, la solidarietà, sì perché noi in Europa abbiamo l'assistenza sociale, tutte cazzate, non è vero, si deve trovare negli Stati Uniti. Non è questo. Blocco di 500, 600, 700, 900 milioni di persone, non per competere in senso positivo rispetto a Cina e Stati Uniti, ma per far crescere la produttività delle nostre imprese, la qualità dei nostri prodotti e la qualità della nostra vita. Ha funzionato. I tassi di interesse nel 2007 erano enormemente più bassi del 92. La distribuzione del reddito era meno diseguale, l'inflazione se n'era andata ed era a livelli del 3-4% dal 20 che avevamo noi, in particolare in Italia, Spagna, Belgio e Lussemburgo ancora di più inizialmente. Il deficit su PIL era sotto controllo, non era sotto controllo il debito su PIL, ma quello non può essere, sono fanfaronate quelle di chi dice che nessuno è capace di farlo se non in un orizzonte secolare. Quindi il mio giudizio è fino al 2007 tutto andava bene.
qual è stato il problema del 2007? I governi. Mentre gli Stati Uniti avevano un governo, il governo federale, la Cina aveva un governo, la Gran Bretagna aveva un governo, il Giappone aveva un governo, noi ne eravamo 15. Facciamo perdere la qualità del personale politico, no? Tu c'eri Berlusconi, l'altro c'era, non lo so. Non mi interessa la qualità del personale politico. Quello che mi interessa è che, così come nel 92 i governi si opposero a trasferire poteri di politica fiscale alla Commissione, così nel 2007 si opposero a prendere una posizione comune, così oggi si oppongono alla costituzione di un qualcosa che assomigli a un governo europeo. Mi pare che basta, grosso modo ci siamo. Parlate, ditemi qualcosa di intelligente. Guardate, guardate questo grafico, guardate cosa quanto è bello. Vedi il processo di convergenza, vedi le righe che partono tutte lontane, poi si avvicinano, diventano quasi una, e poi scoppia il casino. E di chi è? È colpa dell'euro? Non si parla con i delinquenti. Si ragiona, si costruisce i grafici, si guarda i dati, si costruiscono dei modelli interpretativi. Allora, fammi una domanda. Non hai capito niente. È normale, non credo ci capito. Prego. Devi parlare più forte, perché quando faccio lezione, ormai dopo un po' divento sotto. Lo so che mi era successo, quando mi interessa un tutti non lo vedremo. Io guardo l'Europa come una grande famiglia di paesi, no? Dove c'è chi sta meglio, chi sta peggio. Posso affermare che nessuno Stato potrà mai essere lasciato a sé in caso di caduta totale? Cioè, è anche un'assicurazione l'euro in questo momento. Tu mi sembra una psicologica. No, sì, cioè, la Grecia per esempio, che era il paese messo peggio, come sembra i giornali. Ragioniamo sulla Grecia. Non potrebbe mai cadere del tutto se fa parte dell'euro. Ragioniamo sulla Grecia. Allora, non mi ricordo i nomi, ma le date non mi ricordo, un'agenzia di rating che si chiama Fitch annuncia che il governo greco è inaffidabile. Dire questo per un economista vuol dire che le sue obbligazioni potrebbero non essere onorate. Ovviamente cosa fa questo fondo comune di investimento quando legge l'agenzia? Fa una cosa molto semplice: se ha, se possiede titoli del debito greco, li, devo essere là? No, no. Se possiede titoli del debito greco, li vende, se non li possiede, li vende. Giusto? Perché il mercato ti consente di vendere titoli che non hai. Quindi puoi vendere perché li possiedi e puoi vendere anche se non li possiedi. Perché li vende? Solo perché Fitch ha detto così? No, li vende perché Fitch ha detto così e perché sa che qualunque gestore di fondi di società di assicurazione, di banche, di fondi comuni di investimento non può tenere in portafoglio ciò che vuole. Il suo consiglio di amministrazione gli dà delle guidelines, delle regole e gli dice: lei, caro Martino, che è tanto bello, tanto bravo, la paghiamo tanto, però nel suo portafoglio sappia che lei può detenere, per esempio, solo titoli classificati come AAA da almeno 2 su 3 delle maggiori agenzie e classificati al minimo AA/B2 da altre 2 agenzie. Nel momento in cui lui sente che Fitch ha declassato il governo greco, la sua intelligenza gli dice di vendere, ma glielo dice anche il suo set di regole che gli ha dato il suo consiglio di amministrazione. Questo vale per lui e vale per migliaia di gestori di fondi in giro per il mondo, quindi tutti scaricano il governo greco. Risultato?
Beh, il rendimento sui titoli del governo greco sale subito dal 5% al 10-12-15%. La Grecia l'ha messa male. Hai visto cosa ho fatto? Ho preso la tua frase e ti ho detto, cambia. Andiamo a vedere. Messa male quanto? E poi, assumendo che fosse messa male, possibile che nessuno se ne era accorto prima? Esiste un sistema di controllo dei conti pubblici per tutti i paesi membri dell'Unione che è in mano alla Commissione Europea. Nel 2003 la Commissione Europea, presidente Barroso, presidente vergognoso, uno zerbino, succube dei governi nazionali, non ha mai tentato di porre il punto sul fatto che lui era la Commissione, noi no, chiese il permesso di rendere più, come posso dire, stringenti i controlli sui governi dei paesi membri. Voi non lo sapete perché eravate occupati a fare altro. Chi pose il veto? Non chi votò contro, che è una cosa, vabbè, siamo i 15, lui vota contro, chi se ne frega. No, chi pose il veto? Germania. Germania nel 2003 pose il veto sul fatto che la Commissione potesse avere poteri più ampi nel controllare lo stato dei conti degli Stati nazionali. Quindi il problema non è che la Grecia l'ha messa male, perché l'Italia era messa molto peggio. Molto peggio. Adesso ti do l'interpretazione mia, posso dartela? Hai visto cosa fa il metodo, l'hai capito, eh? Io ho preso la tua cosa, ho detto, messa male? Qual è il parametro sulla base del quale giudico se un governo è messo male o messo peggio? Debito su PIL, peggio l'Italia, peggio il Giappone. Deficit su PIL, peggio l'Italia, peggio il Portogallo, peggio l'Irlanda, non la Grecia. E allora costruisco l'interpretazione alternativa. Qual è la grande virtù della Grecia agli occhi del signor Martino? È che è piccolo, ha un governo piccolo. Noi diciamo un mercato thin, thin vuol dire non è molto liquido, c'è pochi soldi su quel mercato, un governicchio, c'ha dei debiti come tutti, ma c'ha il debito italiano. Per cui nel momento in cui Fitch dice che questo governo non è affidabile, basta spostare 4 righe e quello è il governo. Cosa sarebbe successo, e qui la bellezza del fiore, detto così, cosa sarebbe successo se la Grecia fosse stata uno Stato-nazione? Vedi la potenza del modello che ti ho dato? Perché la Grecia non è più uno Stato-nazione, è vero? Non controlla le quattro leve della politica economica, ne controlla una, quella della spesa pubblica. Cosa sarebbe successo se fosse stato uno Stato-nazione? Quello che è successo negli Stati Uniti, quello che succede in Giappone, quello che succede in Argentina, in qualunque paese non vincolato dall'accordo di Unione. La Banca Centrale Europea, cioè Banca Elenica in questo caso, sarebbe intervenuta dicendo: ah, così? Ma tu attacchi un governo? E chi ti credi di essere gli attacchi un governo? Vendi allo scoperto? Perché speri che fra un giorno, un mese, tre mesi potrai comprare un prezzo più basso? Adesso ti faccio vedere, me li compro io i titoli del governo greco e ti faccio sanguinare. Tu non devi neanche provarci ad attaccare il governo greco. Non è vero quello che ha detto la Zampa, onorevole del PD, oggi in un'intervista a Radio Radicale, che se avessimo salvato la Grecia a quel tempo avremmo speso meno. Cazzata! Non avremmo speso niente! E non avremmo salvato nessuno. Saremmo intervenuti dicendo: attenzione, tu credi che debba prevalere un paradigma in cui il mercato domina sui governi? No, il mercato non può dominare sui governi, perché per quanto non mi piacesse il governo greco, qualcuno l'aveva votato. Il tuo fondo comune di investimento non ha votato nessuno. Non mi va bene, eh? Si parla spesso di deficit di democrazia in Europa, no?
Questo è il deficit del pensiero. Quando il mercato interviene spinge delle decisioni e impone delle decisioni. Ecco dove andiamo noi. La banca centrale guidata dal signor Trichet, che aveva fatto in sua esperienza negli anni 80, quando c'era tanta inflazione, quando il mondo era completamente diverso, non intervenne e non disse: adesso me li compro io 50 milioni di euro di titoli di debito pubblico greco, vi faccio andare tutti a gambe all'aria e la banca centrale ci avrebbe anche guadagnato, perché comprava poco e l'avrebbe guadagnato. Non successe. Stiamo assistendo adesso, la sto facendo un po' lunga, stiamo assistendo adesso al tentativo della Banca Centrale Europea, di Draghi in particolare, di cominciare a comprare titoli dei governi in maggiore difficoltà, proprio per fare in modo di sollevarli dal casino, che è un termine tecnico, in cui li abbiamo messi. Quindi state attento quando formulate il problema. La prima cosa che dovete dirvi quando formulate un problema è il problema giusto? Lo sto formulando in maniera giusta? L'hai visto il pezzo sul default? Sul sito? Allora, se tu vai sul mio sito, c'è un pezzo bellissimo che ho scritto, mi pare a luglio, non mi ricordo, ed è una sceneggiata tra me e uno studente di poeta. E lo sto, sia lui, e ha avuto 1600 click in 2 mesi. Lo studente fa: prof, cosa succede se l'Argentina fa default? Hai visto? No. Cosa succede se l'Argentina fa default? E io? Default? Che vuol dire? Fa default! E io? Vuol dire se fallisce? Se fallisce. Ma i paesi non falliscono. Come fa un paese a fallire? Che succede? Torre dell'Orsa in provincia di Lecce gli fallisce la spiaggia? Se ti guarda, tu stai sceneggiando bene. Che è successo? È successo per anni. E tu gli dici: forse voleva dire se il governo argentino fallisce. E lo studente prende speranza e dice: è il governo. E allora tu lo guardi e gli dici: ma i governi non falliscono. Come no? Lo dicono tu. Vedete, esiste una roba che si chiama il codice civile. Nel codice civile c'è una sezione che si chiama dei fallimenti, dove c'è scritto che può fallire un individuo, può fallire una famiglia, può fallire un'impresa, può fallire anche un'organizzazione non governativa, non profit. Ma non c'è una riga in cui si dice: anche io, Stato, rappresentato dal mio governo, posso fallire. I governi non falliscono. Se tu parlassi italiano, come chiameresti quel fenomeno? Lo sai? La banca. Che gamba di legno e paperone. Si chiama ripudio del debito. Attenti, perché l'espressione ripudio del debito te la racconta lunga. Io sono l'autorità. Io non ti pago. Che vuoi fare? Vuoi bene? Io sono la concentrazione della massima violenza. Io faccio quello che vuoi. Non violenza perché ho la polizia o l'esercito. Io ho messo del debito che tu hai comprato. Io te lo ripago se voglio. Se tu non ripaghi il debito tuo a lui, ti metto in galera. Bam! Perché tu fallisci. Ma è il mio. Piace? Hai capito? Molto bene. Molto bene. Tocca da parlare la lingua. Interessante quello che abbiamo detto. Io non ho risposto al tuo quesito, perché il tuo quesito era sbagliato. Io ho risposto a un'altra cosa. Io ti ho mostrato come perfino l'onorevole Zampa, o disonorevole Zampa, del PD, crede che avremmo speso meno per salvare la Grecia. Che sei un bagnino che devi salvare la Grecia? Non c'è da salvare la Grecia, non c'è da salvare nessuno. Ci manca la politica adeguata a fare in modo che i mercati non possano attaccare il governo dopo governo come vogliono. Sai qual era la domanda che mi facevano nel 2010?
prof, ma cosa sta succedendo? E io gli facevo il giornalista, guarda, ascolti, provi a capire. Grecia, 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 Irlanda, Grecia, Grecia, Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, Grecia, Grecia, Spagna, 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 Portogallo. Prof, ma può succedere anche all'Italia? Certo, stronzo, è ovvio. Ma chi pensi di essere? Il mercato è potentissimo, quando si accorge che non ci sono garanzie, che non ci sono meccanismi istituzionali, tali per cui nel momento in cui il mercato attacca un'istituzione, le istituzioni fanno un muro e lo distruggono, appena se ne accorge attacca subito. È naturale, no? Non è un problema di moralità o immoralità, giusto? Sul mestiere fare soldi. E li fa all'interno della legislazione esistente e dei limiti che gli vengono posti, attaccando nei punti di debolezza. Tu parli di lingua italiana, lo parli, sì. Non sapevi cosa dire default, e allora non lo parli. Basta un punto debole, hai visto? Un punto debole. E il mercato di default debole, si dice in termine tecnico. Tranno di cuore così di maniera da parla più forte. Quindi questa, la crisi si è avuta nel 2007. La cosa è stata provocata e a livello economico come si può risolvere? No, io sto qua fino alle 9 e faccio richiesta per tenere aperto. Sei meno 5. Allora, attenzione, adesso torno a fare. Allora, crisi 2007. Questa crisi 2007 è una crisi che viene annunciata, scrivo, annunciata da Beppe Paribas. BNP è la banca che possiede la Banca Nazionale del Lavoro, per esempio. Non pensiate per un attimo che sia una banca francese, vi prego, è il XXI secolo, quello si chiama BNP Paribas, ma è una banca globale. Forse un secolo fa era francese, oggi no. Tant'è però la cosa più importante ce l'ha Londra. Bene, il 9 agosto 2007 Beppe e Paribas convoca una conferenza stampa, te la faccio un pochino lunga perché se no conferenza stampa nella quale annuncia, guarda che ti ho dato la data addirittura, quindi puoi andare a controllare se è vero, nella quale annuncia che 3 dei suoi fondi comuni di investimento non sono solvibili o solventi, non c'hanno una linea solvibili. Sapete cos'è un fondo comune di investimenti? Sì. È un posto, un'azienda, non so, la più grossa di tutte si chiama BlackRock, la Fidelity, Vanguard, insomma, le quali sono dei posti delle aziende le quali raccolgono soldi, che chiamano quote, tu compri delle quote di un fondo comune di investimento, il fondo investe le tue quote insieme a quelle di tanti altri, se fa un buon lavoro il valore di quella quota sale, alcuni pagano un dividendo, altri no, non è importante, tu non saresti mai capace di investire in un'impresa chimica in Sudafrica, che pure è tanto bella, moderna, profittevole, eccetera, BlackRock lo fa per te. Ecco, Beppe Paribas ha un numero di fondi comuni su, non so, specializzati per paese, per settore merceologico, per dimensione aziendale, per valuta, eccetera, e annuncia in una conferenza stampa che 3 di questi non ripagheranno le quote ai propri sottoscrittori. Non l'avevo mai visto in 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale che una banca convochi una conferenza stampa per dire che è in bancarotta. Non l'avevo mai visto. Perché lo fa? La risposta è semplicissima, perché lo sapevano già tutti quelli che dovevano sapere. E chi erano questi? Erano tutte le altre banche presenti sul mercato interbancario. Che cos'è il mercato interbancario? Ecco, immaginatevi che sia un posto ovviamente non identificabile fisicamente, in cui tutte le mattine, diciamo fra le 6, le 8, le 9,
mantiene l'80-90% delle transazioni, ora di New York, noi banche ci scambiamo liquidità. Non chiedetevi per adesso perché alle banche serva liquidità, non è importante. Io la mattina chiamo lui, dice: ciao Paolo, come stai? Sono Togati di BNP Paribas. Ah, come stai? Stai bene oggi? Sì, è un po' che non vedo tua sorella. La saluti? Sì, va bene. Senti, ho trovato un nuovo ristorante. Vedete che lo sto facendo? Capisci? Vi sto dicendo che ho familiarità con lui. Questo mestiere è un mestiere fatto da poche centinaia di persone, forse qualche 2000, le quali si conoscono perfettamente, perché lo fanno quasi tutti i giorni, per anni. E poi dico: senti, oggi ho bisogno di 50 milioni per 72 ore a 20 punti base. Sapete cos'è un punto base? Un punto base è l'1% dell'1%. Quindi quando voi andate in banca e vi dicono che vogliono il 7,3%, quel virgola 3 equivale a 30 punti base. E le banche ragionano in termini di punti base, di piccolissimi differenze. Quindi io gli chiedo 50 milioni per 72 ore, mi ricordo, 25 punti base. E lui generalmente me li ha dati a queste condizioni in passato. Non c'è bisogno di firmare contratti, tutte robe da volgo infame, tra di noi, trust assoluto, trust vuol dire fiducia assoluta. Ecco, immaginate cosa succede se un giorno vado da City, ciao Giorgio, come stai? Sono tutto grazie, sì, tua sorella come sta? Sta bene, i bambini stanno bene, eccetera. Senti, ho bisogno di 30 milioni per 96 ore. Quanto vuoi, a forma della contrattazione cambia ovviamente. No. Lui mi dice: ma senti, non lo so se abbiamo disponibilità, perché lasciami sentire il mio capo, che è la scusa tipica in qualunque professione per non prendere una posizione. Mi fa aspettare mezzo minuto, poi mi dice: guarda, oggi lo stronzo è inavvicinabile, ma ho urlato dietro dicendo no. Cosa vuoi? 40 punti base te li do. No, ma detto che non è un problema di prezzo, proprio non vuole che diamo fuori liquidità. Così, perché lo fa? Perché mi nega quel prestito? 96 ore. 20, 30, 40 punti base per prendere 96 ore. La risposta vuol dire che lui sa qualcosa su di me, che gli ha fatto perdere fiducia in me. Ok? È tutto lì. Che cosa può sapere? Adesso chiuso il siparietto, ne apriamo un altro. Lehman Brothers, ti dice qualcosa sto nome? Sì, Lehman Brothers è una banca di investimento la quale a un certo punto, alla fine degli anni 90, apre in California un'azienda fatta tutta di circa 800 dipendenti, la cui professione era unicornio: vendere abitazioni, terreni, mutui per automobili, prestiti per studenti, va bene? Doveva vendere debiti. Quindi immaginate le 800 persone che escono la mattina, esagerando ovviamente, e vanno in giro per la California a fare un mestiere che è un mestiere normalissimo, un mestiere dove vuoi comprare una casa. Ora, questo vuol comprare una casa è molto diverso dal comprare una casa che, da quell'azione di comprare una casa che avevano fatto per esempio i miei negli anni 60. I miei erano andati in banca, le banche non andavano a quel tempo a casa delle persone o comunque a chiedere se volevano una casa, erano andati e dicevano: signora banca, buongiorno, noi siamo una famiglia rispettabile, noi abbiamo messo da parte un tot per comprare un certo appartamento, se voi ci date un prestito, la banca cominciava a fare domande, ma avete i soci, quanti di qualsiasi lavorano in casa, quanti figli avete, che stipendio prendete ogni mese, portatemi il numero 101, ma i suoceri potrebbero aiutarvi,
cioè la banca faceva un screening, un accertamento, un assessment importante della capacità di pagare di questa famiglia. Nell'esempio riapro l'altro siparietto, Lehman Brothers, questo tipo di screening assume una forma diversa, si divide fra rischio prime e rischio subprime. Il rischio prime chi è? È la bella famigliola WASP, protestante, due salari, due figli, possibilmente un maschio e una femmina che fa tanto equilibrio, con tutti e quattro i suoi figli, entrambe le famiglie di origine con la loro casa. Sto parlando di quello che voi chiamate le garanzie, no? Io non le chiamo garanzie perché la parola garanzia è misleading, tifoso. Garanzia vuol dire che ti puoi sentire sicuro. Non è così, io lo chiamo collaterale. Quindi possono aiutare in caso di bisogno. Questo è un rischio. Ah, mai arrestati per aver guidato in stato di ubriachezza, mai fatto default sulle carte di credito, sempre pagati in tempo, puliti, virginali. Ti do un numero. Adesso andiamo in un altro posto, adesso andiamo in Louisiana, dove c'è un casino di neri morti di fame e di merda, ai quali io voglio vendere la casa, perché mi hanno detto vai e vendi la casa, perché i soldi li fai se vendi la casa. E allora io prendo lui, c'ha tre figli, ma le madri non manco se li ricorda più, lavora tre giorni alla settimana, c'ha una quantità di risparmi bassissimi. Io lo posso dire questo perché sono di sinistra. Immagini un povero disgraziato tipo Borghezio che dicesse una cosa così, verrebbe spellato. Io prendo lui e gli dico guarda, io tu te devi comprare la carta, metti la testa a posto, sai cosa facciamo? Guarda, io a lui, che è un rischio prime, gli ho dato il 5% sul mutuo, un mutuo al 5%, a te trovo al 3% per i primi 5 anni, poi mi dai il 9. Ma non preoccuparti, perché guarda come va il mercato dell'abitazione, il prezzo dell'abitazione sta salendo, in 5 anni tu prendi quella differenza di prezzo della tua casa, ciò che vale oggi, ciò che vale a quel momento, ci prendi un mutuo e con quel mutuo paghi il maggior tasso di interesse. Quindi c'era un tempo in cui la casa si vendeva perché qualcuno voleva una casa, viene un tempo in cui la casa si vende perché la devi vendere. Cosa sto dicendo? Guardate la storia dal punto di vista della banca adesso. Quando i miei andarono a comprare casa, firmarono un contratto, la banca lo prese, lo mise in cassaforte e lo tenne dentro per 20 anni e ogni mese, ogni trimestre i miei andavano a pagare la rata di mutuo. Giusto? Verso la metà degli anni 80, in alcune banche statunitensi importanti, qualcuno molto intelligente si rese conto di una cosa, come sempre come scoperte da persone intelligenti sono banalità, si rese conto che quel contratto è un rischio. Sì, va bene, d'accordo, una bella famigliola, e se gli viene un infarto al maschietto di casa? E se la moglie lo molla e lui diventa alcolizzato? Cioè, è mai pensato a queste cose? Certo, no, guardate in giro. Guardate quanti 40-45 anni dormono in macchina, che sono separati dalla moglie a cui hanno deciso di rimanere la casa. Cosa succede? Chi lo paga? Chi paga? Questa fu la questione che ci si pose essenzialmente a JP Morgan alla metà degli anni 80, dicendo quelli sono dei rischi cazzo, sono dei rischi tremendi. A chi gli rispondeva? Ma sì, ma poi tanto la banca si riprende la casa. La risposta ovvia era: ma la casa non è un'agenzia, la banca non è un'agenzia immobiliare. C'erano costi paurosi a rivendere le case. E poi l'aspetto sociale, per vedere la banca, disgraziati, infami, che tolgono la casa, una povera vedova con due bambini. È un rischio.
nella metà degli anni 80 sorge, verso la metà degli anni 80, sorge questa attitudine che dice quello è un rischio, quindi l'hai generato, bravo, liberati il prima possibile, vendilo, realizza subito. Senti la differenza? Quindi la produzione, perché si chiamano produttori, degli 800 dipendenti Lehman che vendono case, in cosa consiste? Nell'accumulare più contratti possibili, si direi. Non nell'accumulare tutti i contratti prime, ma nell'accumulare roba che si possa rivendere. E infatti ogni sera questi contratti venivano raccolti. Ma io esagero, ogni sera, non so se ogni sera, ogni settimana, ogni due giorni, quando gli pareva loro, venivano spediti a New York, dove gli avvocati prendevano questi pacchi che mettevano insieme, grosso modo il taglio mediano era di 2500 contratti, dove c'era la piscina da 50 metri per la Trecetta, dove c'era il secondo bagno per la classe media di Los Angeles, dove c'era, non lo so, il prestito per qualcuno che riteneva di avere un figlio intelligente e voleva mandare un po' allo stop, il prestito per qualcuno che si comprava la macchina, prestito. Tutti questi prestiti vengono impacchettati, si dice, dagli avvocati di Lehman Brothers, ma non solo di Lehman, non solo di Lehman. A partire da tutti questi, legge tutto lei, non lascia niente di perdere. Tutti questi vengono impacchettati e gli avvocati scrivono un nuovo pezzo di carta che si chiama un derivato, in cui dicono: questo pezzo di carta, virgola, che si chiama un derivato, virgola, deriva da questo sottostante. Quindi chi possiede questo pezzo di carta avrà diritto di chiedere a una cosa che si chiama special purpose vehicle, che è una sorta di dependenza di una banca, un tasso del 9% l'anno. Ok? Quindi quello che loro vendono, o io vendo, non mi ricordo, non è necessariamente una casa. Vendono, scusate, non è solo una casa, vendono la possibilità di ricavare contratti. Tanto è vero che nei paesi civili, non nel vostro, che civile non è, già a fine anni 90 esistevano i contratti, i mutui zero rate, tasso zero. Io dico, ma tasso zero, quello che prende la casa. In Gran Bretagna esistevano i mutui a tasso zero, arredamento incluso. E questi chi erano? Tutti i frati francescani che facevano beneficenza? No, volevano quei contratti sulla base dei quali scrivevano questo derivato che poi vendevano alle banche. Perché quando le famiglie, gli individui, fanno un investimento, lo sapete, non lo sapete, ma la parola investimento quando riguarda le famiglie la usiamo una sola volta, quando comprano le abitazioni. In contabilità nazionale in tutti i paesi al mondo l'investimento delle famiglie non esiste, non è vero che le famiglie investono, investono una sola volta almeno quando comprano abitazioni. Ok? Ho investito in un PC, no, non ho investito niente in un PC, ti sei comprato un PC. In contabilità nazionale la tua spesa viene contabilizzata come bene di consumo. Se la compro in città statale di Milano, allora sì, è una spesa per investimento. Quando tu, un individuo, compri una casa, in quella condizione, in quel caso sì, fai l'investimento. Bene, io non ho questo investimento. Un pezzo di carta, un impiego. A chi lo vendo? Io Lehman Brothers, poi quando l'ho scritto, i miei avvocati hanno scritto questa affare, a chi lo vendo? Ma chi vuole che lo venda? Alle banche, perché mentre le famiglie quando investono comprano abitazioni, le banche cosa comprano? Cosa comprano le banche? Carta. Questo, promesse.
promesse di pagamento, giusto? Non è così? Oh, forza un po'. Le banche, cosa, come fanno i soldi le banche? Comprando. No, adesso questo l'ho detto io, lei tu non ci credi affatto a quello che ho detto. Dimmi nella tua cultura precedente, cioè quella che prevaleva nel tuo cervello fino a 7 secondi fa. Come fanno i soldi le banche? Investendo il denaro che gli ho dato. Dove lo mettono? Lo reinvestono attraverso i prestiti. Non è vero, attenzione, Non è vero che le banche investono il denaro che lui gli ha dato. Non è vero, bisogna fare una serie di lezioni, di incontri. Allora, quando questo mio amico deposita i suoi pidocchiosissimi risparmi in banca o io faccio depositare al Politecnico il mio stipendio, la banca non investe quei soldi, la banca li prende e li mette in un posto che si chiama la banca centrale. Il fatto di aver messo quella roba lì in banca centrale autorizza me, la banca commerciale, a dare prestiti, non ad investire, a dare prestiti. Quanti prestiti? Circa 40 volte, 45 volte in questo momento, quell'ammontare, va bene? In Europa. In India circa 15-16 volte, quindi è una decisione, non è scritto nelle tavole della legge quale sia il moltiplicatore. Capisci? Quindi non mi tagliate i passaggi, se no non capite più cosa succede. Cioè, i depositi vengono in parte trattenuti sotto forma di liquidità allo sportello, perché c'è sempre la vecchina che deve comprare 2 etti di zucchine e ha bisogno di 4 soldini, o c'è sempre il tossico che ovviamente non può pagare la dose con la carta di credito, no? Quindi la liquidità. Ma in grosso la banca commerciale lo deposita in banca centrale e questo le dà il diritto di dare prestiti a chi? Alle imprese. C'è un imprenditore che ha piano di investimento, va in banca, lo presenta, la banca è contenta, dice che è bello, oppure c'è non so lui che vuole andare in palestra, non c'è i soldi, va in banca, dice che vuole andare in palestra, è stato 800 euro, è vero? Si può fare. E la banca dà prestito, la banca commerciale non investe fino alla fine degli anni 90. La banca commerciale non può investire. È illegale. La legislazione dice che le banche commerciali non possono investire. Chi può investire? Le banche di investimento. Quelle sì, che sono banche estremamente più rischiose, mentre le banche commerciali sono le banche per le imprese e le famiglie. Poi è ovvio che le famiglie possono investire in attività rischiose, però devono sapere che quando vanno a Intesa San Paolo, per dire, lì non rischiano, quando vanno a Goldman Sachs, lì. Interessante, no? Bene. Ora, la versione delinquenziale che prevale nei primi giorni dopo la conferenza di Paribas è: Paribas è in difficoltà perché? Perché ha comprato queste cose da Lehman, da Deutsche, da Commerzbank, da chiunque le abbia viste. Però, siccome coloro che hanno comprato casa con questi mutui non stanno pagando la rata, allora questo derivato non viene onorato e di conseguenza BNP è in difficoltà. Si capisce? Linearissimo. Non mi dite che non si capisce, perché non è possibile che non si capisca. Giusto? È la storia vera? Io mi ricordo l'intervista in Rai fatta telefonica con questa giornalista che chiamò e disse: però facciamo una cosa a tre, spieghiamo al popolo cosa sono questi mutui subprime. Io dissi sì, chi altro c'è? E c'era un altro che vede Freud, ha detto un sacco di cose intelligenti, io mi sono scordato il nome di questo, non me lo ricordo più.
però so che è il presidente dell'ufficio studi di Confindustria. E questa la giornalista con grande eleganza fece la prima domanda a lui e disse: senti, ma ci spieghi cos'è questi mutui subprime? E lui diede esattamente questa spiegazione. Si tratta di borrowers, cioè di persone che hanno preso dei mutui, sapendo di non poterli pagare e con ciò mettendo in difficoltà le banche. Io rimasi, una delle poche volte nella mia vita, rimasi così gelato che non ebbi la forza di fare, non so, Lucia Annunziata oppure Silvio Berlusconi che si alza e dice: andate tutti a far culo. Rimasi gelato. Ma no, insomma, forse, però, sì, ma veramente. L'intervento più brutto della mia vita. E fu lì, quel giorno, che decisi che chi avrebbe voluto parlare di crisi, cioè che sarei diventato uno bravo a parlare di crisi. Qual è l'interpretazione che dopo poche settimane i ricercatori seri imposero, tant'è vero che non si parlò più di crisi subprime, ma si parlò di credit crunch, e tutt'oggi si parla di credit crunch, cioè il prosciugamento del credito. Sta attento, un bono del tesoro rende al 3%. Lui è un trader di JP Morgan. Il suo stipendio era grosso modo 50.000 l'anno, dollari, cioè niente, un fatto dello storico pezzente, cioè niente, ma lui poteva tirare su fino a 5 milioni di dollari di bonus, a seconda della quantità di profitti che portava a JP Morgan, o a Citi, o a Deutsche, o a... Si capisce? Se il buon tesoro pagano il 3% e arrivo con un pezzo di carta così, io che faccio il mestiere che fa lui, io sono un bancario, questa roba non si vende a gente come noi, questa roba viene venduta solo sul mercato interbancario, mi raccomando, non viene venduta sui mercati regolamentati, non viene venduta al London Stock Exchange, al Chicago Board of Trade, viene venduta per telefono over the counter, quindi senza nessun intervento del regolatore, non la Security and Exchange Commission, non la Commissione Borsa, non la Banca Centrale, non il Ministero degli Interni. Buoni tesoro al 3,5%, io dico: Pasquale, sono sto gatto, ti ricordo, poi dico: sì, te vendo questa cosa, paga il 9%, la voglio? Non so se la vuole, forse sì, forse no, però certo gli fa gola, perché lui deve portare a casa un bonus da 5 milioni, perché il sistema di incentivi è tale che più lui porta a casa dei profitti per la sua banca e più alto il suo margine. Cioè il sistema di incentivi è tale che spinge il singolo trader e tutti i singoli traders ad assumere rischi crescenti. Ok? Ma voi, dipende dalla tua attitudine al rischio, tu non sei deficiente, tu lo sai che un buono del tesoro è tranquillo. Ciò te paga 3,5 e che questo se te paga 9 è pericoloso, e infatti tu vuoi sapere cosa c'è sotto e io ti dico: Pasquale, ci sono 2500 contratti, vuoi andare di uno per uno quanto sono pericolosi? Per sapere quanto sono pericolosi devi aspettare che ogni contratto espiri, giusto? Se espira a scadenza naturale è andato bene, non era rischioso, se espira prima è rischioso. Vuoi o no? E lui mi dirà: guarda, fammi parlare con la mia agenzia di rating. Allora, l'agenzia di rating mi dice: guarda, mi hanno proposto di comprare quell'affare là sulla base di questi 2500 contratti. Mi dite qual è l'affidabilità di questa roba? Avete giudicato il governo greco e avete detto che non era affidabile, guardate anche questo. L'agenzia di rating come reagisce? Guardate, non vi sto contando la mia storia, vi
sto puntando la sintesi di una letteratura che ormai è in giro da sette, che si va costruendo da 7 anni. L'agenzia di rating, che fa i rating, ha un problema. Li fa, li sa fare, ci azzecca spesso, però li ha sempre fatti un titolo alla volta. Esempio, mi dici quant'è rischioso il governo greco? Si prende il bonus del governo greco, se li studia e dice, tanto poi. Mi dici quant'è rischiosa un'obbligazione ENI che paga il 6% scadenza 2017? Se la studia, io lo pago e lui mi dice quant'è rischiosa. Ma nessuna di loro ha mai fatto un'indagine sul grado di rischio implicito in un blocco di 2500 contratti che vanno da contratti sulle abitazioni in Louisiana, in Canada, in California, prestiti per automobili, prestiti per studenti, prestiti per carte di credito. Non sono capaci di farlo. Dicono di no, fatevi fare la tua zia. Non scherziamo. Dicono di sì, lo faccio io. E che valutazione dà lei di questo derivato? Quanto è affidabile il reddito che verrà da tutti quei pagamenti e che finanzierà il 9% che lui riscuoterà ogni anno? Che giudizio dà di questa roba? Cosa fa? Assume 2500 persone, ne manda una in Louisiana, quello che si è comprato la palafitta, un altro in California l'attricetta che si è fatta la piscina di 50 metri, un altro, costo spaventoso. Assume i matematici, che le fanno la stima? Alla fine della stima, e quella che sto per dire di sacrosanta verità, il 90-92% di questi strumenti viene dichiarato AAA, cioè meglio del Pasquale, sei contento? Hai dato mezzo milione all'agenzia di credito per farti dire questo è tutto, ah, sei più sereno, sei più rilassato, sei contento, bravo. Ma sì, perché il modello ormai non è più prendere il rischio e chiudere in cassaforte, ma prendere il rischio e venderlo. Quindi lui lo compra e subito dopo telefona alla sua amichetta di, non so, Chase Manhattan, e dice, ciao Paolo, come stai? Come sta tutto bene? Senti, c'ho qui una compra interessantissima. Ti interessa? Ho comprato da Lehman Brothers, a me mi ha fruttato bene per un paio d'anni, adesso devo realizzare un po' di liquidità. Poi, forse sì, forse no. Se sei molto avversa al rischio, dici no. Sei meno avversa al rischio, ti senti, ma che garanzie ho? Ma sai che ti rimane, scherziamo. E la tieni, sei mesi, un anno, perché poi ti ha detto il tuo amico Giorgio, a Merrilinci. E Giorgio, senti, c'ho qui una cosa che ho comprato da Paolo, che l'aveva comprato da Montanas, che paga il 9%, non mi ha pagato bene, è profittevole, non vale il tesoro, sono al 3%. Che dici a voi? Non lo so, forse sì, forse no. Se sei avverso al rischio dici no, se sei più favorevole al rischio dici sì. Che dici sì o no? Vediamo, tutto al più perdo un po' di milioni. Eh? Allora, va bene, va bene. Lei è Arturo. Tu sei Arturo. Arturo. Questo è Paolo, guarda, senti un po', io ho qui questa roba che era originariamente venduta da, che ha come sottostante, ah, Paolo si è trovato bene, Lucia si è trovata bene, io mi sono trovato bene, comprano, o sì, o no, se sei avverso al rischio no, se sei favorevole al rischio, forse sì, se tu sei avverso o non avverso al rischio, comprano, proviamo, quanto siete democristiani. Ciao Sergio! Sono Arturo, ho comprato. Sì, pensate, devo cristiani. Adesso se mai capite anche te, non spero. No, perché? Ma scusa, non ti capisco, cazzo, guarda, tanta gente l'ha comprato, è triplo A, l'hai messo in un braccio, si diventa una valuta.
cosa dici? Non lo vuoi? Non c'è niente da fare, è una guerra. C'è un libro bellissimo di un collega dell'MIT, bravissimo, il cui nome in questo momento non mi ricordo, Stanley Fisher. Fisher come questa qua. Libro intitolato When the Music Stops. Quando la musica si ferma. Cosa vuol dire questo titolo? Il titolo del libro viene da una frase che aveva usato l'amministratore delegato di JP Morgan, credo, quando una giornalista gli chiese: scusi, ma non sapevate che questa roba era rischiosa? E lui dice: certo che sì. E la compravate lo stesso? Certo che sì. Perché? Perché c'era da fare di profitto. Ma non erano certi. Il profitto non è mai certo. Ma non pensavate di rischiare troppo? E lui, col tono non scocciato per carità, ma di chi vuole concludere la discussione: cara, fino a che l'orchestra suona, noi balliamo. Poi arriva uno che qui dentro non c'è in questa stanza, ce ne sarà, che dice: no, non mi piace, non mi fido. Come Luca De Filippo, quando il padre gli chiede: ti piace un Giuseppe? No, mi piace. Ma guarda, c'è il pastore, l'erba, la cara. Vuoi? No. Qual è il prezzo di questa cosa in quel momento? Nel momento in cui lui mi dice no? Qual è il prezzo di questo? Qual è il... Uso una parolaccia che prima o poi piace entrare. Qual è il valore di questa cosa? Quindi io mi ritrovo, io vado nel bilancio, un affare che ho pagato 2, 3, 5, 10, 20 milioni, non mi importa, il cui valore è zero. Vende qua di parte. Non si voglio mai. Mi piace. Bello, eh? Come in statale vale la regola che piccolo e bello a una certa ora ci piacciono. Purtroppo io ti direi un applauso professore.